Sentiamo qualcuno informato sui fatti, ma sta quadra si trova o no? A livello regionale? Sì, beh. Beh, penso di sì, il progetto è un progetto importante. Diciamo che siamo stati anche fortunati ad avere una sintesi con il governo. Certamente se fossimo arrivati all'appuntamento elettorale nelle condizioni di 2 mesi fa, dubito che ci sarebbe stata una partita giocabile. Ad oggi invece, con un governo diciamo così impostato, con una maggioranza così solida che non viene neanche scalfita dalle scelte di Renzi, perché Renzi ieri insomma ha comunicato la creazione di questo nuovo partito, ma ha specificato che ovviamente starà solidamente in maggioranza a sostegno di Conte. Quindi anche a livello regionale tutte le forze di centrosinistra e le forze civiche legate a Fora, al progetto di Fora, sono compatte e convinte di poter vincere questa partita. D'altronde ho visto anche questa mattina un dato di ieri, tra l'altro, dell'SVG, un sondaggio che in Umbria dà un testa a testa centrodestra centrosinistra. Ritengo che noi potremo solo continuare a migliorare in questa fase, dimostrandoci seri e soprattutto non soffocando le dignità dei singoli partiti. Ogni partito si presenta con la propria autonomia e sicuramente questo darà maggiore forza a tutta la coalizione. Sì, ma a Roma c'è comunque il Movimento 5 Stelle e PD, qui mi pare che Di Maio abbia congelato, poi scongela, poi va a finire che si infradicia, no? Ma diciamo che la politica ci ha insegnato in questi ultimi tempi che si parte con il piede sinistro e poi si arriva con il piede destro. L'importante è l'obiettivo finale, l'importante è non rimanere fermi su posizioni retoriche, ma cercare di ottimizzare le forze in campo. Indubbiamente in Umbria c'è stato un problema serio, se ne è preso atto, si è corso anche a trovare delle soluzioni importanti. Certamente i tagliatori di teste cercano sempre di prendere il sopravvento nei momenti di debolezza, nei momenti di confusione, ma poi grazie a Dio la logica, la razionalità prende il sopravvento. Oggi il nostro unico obiettivo è quello di vincere con un candidato forte, autorevole, riconosciuto, e mi auguro fortemente, anche se è una discussione di queste ore, che Fora possa essere il nostro candidato per la presidenza della Regione. Va riconosciuta Fora una tenuta come pazienza fuori dal comune, però lei, che è stato un renziano della prima ora, come si pone rispetto a questa nuova entità, questo movimento, questo partito, quello che vuole, ma, di Renzi evidentemente? Proprio il fatto che in tempi non sospetti io mi schierai apertamente con Renzi, che in quel momento era un vero e proprio innovatore, l'innovatore della politica, e mi ricordo che fui isolato politicamente per un lungo periodo. Oggi però con una posizione critica ritengo che forse questo non era il momento opportuno. Dovevamo ancora rafforzare questo governo. Va bene che Renzi ha detto che sosterrà apertamente il governo Conte, però certo all'esterno abbiamo dato un segnale un po' di debolezza. Avrebbe potuto magari esordire tra qualche mese, dopo le elezioni regionali in Umbria, in Emilia Romagna e in Calabria. Penso che avrebbe avuto maggior ragione di essere, soprattutto perché ho visto che molti vetero renziani, chiamiamoli così, su questo progetto ancora sono molto titubanti, per cui probabilmente la tempistica secondo me non è quella giusta. Qui in Umbria dobbiamo prendere atto e ringraziare di fatto l'operato del commissario Walter Verini, perché al di là delle... io notoriamente al congresso non ho appoggiato Walter Verini, però in maniera critica oggi sono in grado di valutare la positività della sua azione. Nessuno sarebbe stato in grado di rimettere insieme un insieme di cocci come era quello che ha raccolto il commissario al momento in cui si è insediato. Veramente sembrava che non ci fosse chance alcuna di riprendere la regione, e oggi siamo qui a giocarcela, e questa penso che sia una cosa di grande rilevanza, non lasciare l'Umbria al centrodestra e alla Lega.